Dopo i tre sì, mi dava tempo. Eccoci, ecco però. Finalmente, dopo tanti preparativi, il 3 aprile è arrivato e si parte per la Sardegna. Siamo a Livorno, il traghetto c'è, buono. Bisognerà aspettare per forza perché i tempi organizzativi ci sono. Adagiotto, tutti, tutte scendiamo dal pullman. E dopo breve confabulare, siamo tutti pronti a salire sul traghetto. Il mare è calmo, anche le più paurose di noi che temono di ballare si stanno un po' rasserenando. Il mare è davvero calmo. La traversata dolce, dolce. Le 9 ore poi, grazie anche alle cuccette, passano velocemente. Una buona merenda, un tè caldo, non è male come idea. Ma a nuoro è un'altra cosa, bella compagnia, buon cibo. Vengono a trovarci alcuni giovani che da anni continuano una tradizione bella del canto a tanore. Ci mettono veramente tanta passione e meritano tutto il rispetto di questa volontà ferrea di mantenere le tradizioni vive. Queste troppo arzilla de malidea spuro. Di buon'ora giù dal letto, colazione e partenza. Si va a visitare un pezzettino di Nuoro. Questa è la chiesa della solitudine, dove ci sono le spoglie di Grazia Deledda, personaggio molto caro agli abitanti e importante per tutta la nazione. Non dimentichiamolo, è un premio Nobel. La chiesa è davvero minimale. Raccoglie le spoglie di Grazia, ma nel contempo ricambia con una energia che è palpabile. Si prosegue, si fa una breve camminata per arrivare alla casa museo di Grazia Deledda. Belli glicini. Siamo arrivati davvero un po' in anticipo. E allora facciamo ancora una breve chiacchierata con la nostra guida in attesa che si apra il museo. Museo davvero interessante che dà uno spaccato di vita di una classe borghese dell'epoca. Ci aiutano nella visita sia la guida sia un custode veramente veramente disponibile, che fa del suo meglio per farci immergere in questa atmosfera che
E ci riesce, perché realmente immaginiamo quale poteva essere la vita, non solo di Grazia ma anche della sua famiglia. Mi palpita su coro si ti sto prurvichino. Vicinar nugores a falana ma muiada sortur de sormele. Abida su torrada, su pianza fatta pede a domo su una tesa. Serbianca che ni e chi lavrar delicata che venera amorosa. Lungo la strada che ci porterà a Cabras incontriamo il nuraghe Losa. È uno dei complessi nuragici più importanti e meglio conservati della Sardegna e risale al Bronzo Medio, per cui parliamo del XV-XIV secolo avanti Cristo. Ora siamo a Rose Mari Garden, un luogo dove pranzeremo, ma che in realtà è un giardino botanico e non solo, perché lo hanno riadattato dopo alterne vicende e ne hanno fatto un centro dove vengono fatti anche allevamenti di ovini, bovini, si creano formaggi, sono anche momenti di istruzione per i giovani che intendessero andarlo a visitare. Abbiamo mangiato benissimo. Zasi che manicava corio de pome terra. Susali saporia salande capidada corio de pome terra da esa carestia. Nel pomeriggio siamo andati a visitare Tarros. Tarros è una, ovviamente è un sito archeologico risalente al periodo nuragico e poi romano e prima ancora dei romani e dei fenici. È davvero molto ampio e il tempo a disposizione nostro non era tantissimo. Ci siamo arrivati con un trenino che ci ha portati. Merita sicuramente una visita un pochettino più tranquilla e con un po' più di tempo a disposizione. Vicino a Tarros abbiamo incontrato una chiesa del XI secolo, XII secolo, ma su basi del VI secolo. Si chiama San Giovanni di Sinis. Siamo arrivati a Barumini. A Barumini alcuni di noi hanno fatto il giro per intero, dove hanno scalato rocce un po' dissestate e scalato, o meglio, sì, ho usato scale molto molto ripide. Coloro i quali l'hanno fatto mi hanno detto che è molto bello. Io non amo le scale ripide, per cui sono stata in compagnia di alcune altre fanciulle e abbiamo trovato modo di parlare di smartphone e altro. Non abbiamo perso tempo qui.
Si fa lezione anche in vacanza. Questo nuraghe è davvero molto molto bello. Sembra quasi un'immagine dei vecchi di intervallo. La media dei nostri partecipanti se la ricorderanno. Puntiamo su Siliqua, dove ci aspetteranno accoglienti le cornie preparate dalle cognate di Aurora. Siamo sulla strada panoramica che ci fa vedere dei panorami mozzafiato, appunto, dai quali si scorge tra l'altro il pan di zucchero. Il mare, che ve lo devo descrivere a fare, è famoso in tutto il mondo, è di una limpidezza provare per credere. In attesa di conoscere Siliqua, ovviamente facciamo tappa a Iglesias. Cittadina carina, complice anche una guida veramente veramente accattivante. Vediamo delle facciate Liberty con i disegni che ricordano la mia vecchia Torino, perché ci sono tante insegne di prodotti torinesi. Le succulente, mi piacciono le piante grasse. Belli questi balconi in ferro battuto. Qui sono alcune vedute delle porte pisane. La cupola della cattedrale. La cattedrale. E la chiesa di San Francesco, purtroppo chiusa. Fine prima parte.